Tuorom Jutsu no Index è una delle serie che mi ha sempre incuriosito per via del modo unico e originale con cui unisce il mondo della scienza con quello della magia. Ma francamente, nonostante vi siano personaggi della serie che trovo molto interessanti come Misaki Mikoto e personaggi che considero mediocri come Toma, il personaggio che preferisco di più è sicuramente Accelerator. Egli debutta come un cattivo, un mostro nel vero senso della parola che deve uccidere le 20.000 Sisters, ovvero dei cloni di Misaka, al solo scopo di diventare il più forte di tutta la città Accademia. Egli è l'esper più forte dell'intera serie, che può manipolare con facilità ogni vettore e che possiede una capacità di calcolo che lo rende praticamente indistruttibile, però viene sconfitto da Toma. Da lì in poi inizia un vero e proprio processo di redenzione del personaggio. Da quando incontra la Storder, Accelerator inizia a cambiare poco alla volta ed inizia a desiderare il suo bene. Scopriamo la storia di questo personaggio e ci rendiamo conto della sua solitudine. Essendo il più forte esper della città, Accelerator è sempre stato sfidato, studiato o allontanato e per questa ragione non ha mai conosciuto l'amore, non ha mai amato il prossimo e non ha mai amato se stesso. Questo è ciò che apprendiamo. Lui si è abituato ad essere uno stronzo, un cattivo, uno che fa del male perché può far del male. La stessa Misaka, parlando di lui, lo descrive come uno che non avrebbe problemi ad affrontare tutti gli eserciti del mondo, e non possiamo che crederle. Dopotutto stiamo parlando di uno che è sempre stato trattato come un mostro, un caso anomalo, o come una cavia da laboratorio. Questo ha reso Accelerator un cinico, ma, prima di tutto, un sociopatico. Gli sociopatici sono quelle persone che, vivendo in climi a loro stili, sollevano come delle barriere, diventano altamente cinici, freddi e capaci solo di infrangere le leggi. Tagliano i rapporti con il mondo, diventano meno empatici, oppure perdono l'empatia, ma non del tutto, come invece gli psicopatici. Infatti i sociopatici si distinguono dagli psicopatici perché diventano meno empatici a causa dell'ambiente sociale in cui si formano, ma questo non vuol dire che manchino totalmente dell'empatia. Accelerator ha il tipico profilo di un sociopatico: mente, ferisce le persone senza problemi, arrivando anche ad ucciderle, non nutre alcun interesse delle emozioni altrui e infrange la legge ritenendosi superiore a qualsiasi autorità. Ma è questo ciò che rende Accelerator un personaggio davvero speciale, perché quello che noi vediamo, seguendo la sua storia, è un sociopatico che poco alla volta si riconnette con la realtà intorno a sé, che poco alla volta torna alla normalità. Tutto questo solo grazie alla Storder. Neanche lui sa perché la vuole proteggere, non se lo spiega all'inizio, non riesce a comprenderlo perché ci tenga tanto a voler proteggere quella bambina con cui tecnicamente non ha nulla a che fare. Eppure c'è qualcosa dentro di lui che lo porta a voler combattere per lei, a volerla proteggere ad ogni costo. Anche a costo di perdere buona parte dei suoi poteri. Accelerator, nel salvare la Storder, perde una sostanziale porzione delle sue capacità. Ora è più debole ed è connessa al network delle Sisters, che lui stesso aveva cercato di sterminare. Non è più quello di una volta. Ma la cosa più curiosa è il fatto che egli ha bisogno di una stampella per camminare. Questo è un simbolo di debolezza per uno come lui. Ma si noti che quello lo si può considerare un simbolo del paziente che è in cura. Non so se mi spiego. Chi ha una stampella normalmente è un paziente che è ancora in uno stato di cura, cioè prima o poi non avrà più bisogno della stampella. E potrà camminare normalmente. Nel caso di Accelerator, la stampella simboleggia il fatto che lui è un eterno paziente. Un paziente di chi, però? Tecnicamente possiamo dire che egli è il paziente della Storder, la quale addirittura indossa anche un camice da dottoressa. Lei è la cura di Accelerator, colei che lo porterà fuori dal suo stato di sociopatia. Lei è la luce di Accelerator, una luce che lo porterà fuori dalla sua oscurità. L'aspetto meraviglioso di Accelerator è che non si tratta di un semplice cattivo che diventa buono, ma di un sociopatico che combatte contro la sua stessa malattia.